Ma bella ragazzi, a tutti, ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Ah, è così uscita la Brawl Stars Championship. Beh, oggi ragazzi siamo qua per cercare di vincerlo, ovviamente. Vediamo se le comp che vi ho suggerito erano valide. E poi in teoria dovremmo anche andare a sbloccare un bottone segreto se dovessimo vincerlo, quindi vediamo. E dunque, raga, eccoci qua. Credo che magari nel video vi metterò la prima e l'ultima di ogni modalità. Sono 5 mappe, dovrebbero essere... Beh, 10 partite sono tante, quindi cerchiamo di farle belle veloci. Beh, qua comunque sicuramente su Dominio, beh, essendo la prima, non credo che avremo problemi, vi dico la verità. Infatti questa magari ve la riassumo la velocità della luce. I nostri avversari, regà, letteralmente non stanno riuscendo a passare proprio. Vanno tutti in mezzo. Non c'è manco uno che ci prova a dar cespuglio, scusate. No, nessuno lo sfrutta, ragazzi, pazzesco. E la prima, raga, vinta nel chill. Vabbè, raga, comunque anche la terza ve l'ho risparmiato. Tanto appunto le prime, il livello è veramente basso. Ci sta, non sono neanche belle da vedere. Infatti, come avete visto, come state vedendo, 111. È il turno adesso di Raffa Gemme. Vediamo se qua la questione inizia a farsi più interessante. Io me la giocherei esattamente come ho detto nel video di ieri, quindi starò principalmente a sinistra. Le gemme le lasciamo tutte al grande Lorenzo, che sta in mezzo con Eugenio. Ah, comunque, ricca, anche in questo caso vi lascio il loro Instagram giù in descrizione. Mi raccomando, passateci, che giustamente qua mi sta incarriando malamente, quindi un piccolo regalino a loro facciamoglielo. Comunque, start direi per ora abbastanza buono. Anche i nostri avversari qua non mi sembrano nulla di pericoloso, però bisogna sempre stare attenti perché un attimo muore Lorenzo, gli pigliano le gemme ed è finita. Quindi il bello di Raffa Gemme è che fino alla fine è tutto ancora da decidere. Comunque, fino a quando loro stanno più o meno tutti mid, giocano senza un senso troppo logico, direi che a noi sta solo che bene, raga. Attenzione che Lorenzo è stato colpito, che non ha neanche la star power dello stun, il boh, meno male. Su Raffa Gemme direi che sarebbe stata un po' più valida quella, ma a noi sta solo che bene. Possiamo andare avanti. Sì, non morì. Vabbè, ci sono andato a morire, però c'è il boh che è andato giù, l'Edgar che ha messo molto male, quindi sono abbastanza tranquillo. Qua ritorniamo subito nel centro, che Lorenzo è messo un po' maluccio, è riuscito a sopravvivere, meno male. E direi che arrivati a questo punto, oddio, in realtà ancora potremmo essere a rischio, eh? Fino alla fine, raga, qua mai dire mai, faccia morire piccolo Edgar. Beh, 3 secondi, raga, direi che siamo in bolla, a posto. Dai, ci becchiamo con la terza partita, vediamo. Ok, terza partita anche su Raffa Gemme. E per ora ancora 0 sconfitte. Quindi vuol dire che la comp funziona. Comunque, raga, è incredibile che nelle partite in cui sto zitto gioco... Ecco, vedi. Cioè, non è che gioco meglio, di più. Sembro un altro player, vi giuro, raga. Vabbè, ci sta, è normale come cosa. La concentrazione quando sei full sul gioco è diversa. Infatti qua magari nelle ultime partite, che il livello comunque dei player sarà anche più alto, magari lì starò un po' più muto. Vediamo un po' anche in base alla situazione. Comunque qua per ora lo start è molto buono. Attenzione qua al boh. Ok, qua la Nita potremmo buttarla giù in questo modo. Let's go, ci vai giù, sì. Per il resto qua ti butterà una bella ulti e il bo ci dovrebbe andare pure giù. Molto bene. Beh, 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 raga, che dire. Lo start per essere buono è buono. Fino a quando Lorenzo non rischia di andarci giù, direi che siamo in bolla. Qua nel dubbio magari ti metto un bel gadgettino, non si sa mai. Potrebbe andarlo a sfruttare. Arrivato già a 10 gem. Bello chillato. Qua attenzione che ce n'è uno che ci va giù, molto bene. Partita vinta, prossima modalità. E mi raccomando, raga, vi ricordo che se volete supportarmi, codice Raxor nello shop. Siamo su Foot Brawl. Qua, raga, dobbiamo finirla alla velocità della luce questa partita. Ma per forza. Qua intanto attenzione che vorrebbero passare in un qualche modo. E il primo ci va giù. La rosa qua la riusciamo a prendere. Sì, ha preso anche me. Però comunque la kill credo che la riusciamo a fare. O forse una Brondo Style. Oh. E vacci giù per favore. Ok, molto buono. Qua posso andare forse a prendere la palletta. Sono tutti morti. E il gol direi che ce l'abbiamo. 1-0 per noi. E direi che lo start è tanta bella robetta. Adesso attenzione alla rosa, che comunque l'abbiamo distrutta. Quindi bella per lei. Sì, bro. Vacci giù, amico mio. E effettivamente sta partita... No, annaggia, ancora non è gol. Forse adesso sì. Vediamo se ce la fa. Direi proprio di sì. E anche in questo caso vediamo la terza come andrà. E quindi, raga, eccoci qua alla terza. Per ora tutto liscio come l'olio proprio. Quindi tanta bella robetta. Addirittura qua ne abbiamo due a sinistra. Molto particolare come cosa. Attenzione alla Bibi, che in realtà problemi non dovrebbe andarcene a creare. Più che altro qua c'è il Griff che è lì nel centro, sta nel suo, gira nel cespuglietto. E baci giù, amico mio. Qua prendo la palletta, anche se dubito di fare tanto. Infatti mi ha distrutto. Era abbastanza prevedibile. Potevo provare a tornare indietro un po' prima, ma comunque per ora non è un problema. Anche se la palletta è
qua sola soletta. Niente, i miei amici stanno andando a fare le kill. Niente, ragazzi, tranquilli che l'obiettivo ovviamente non è fare i gol, ma è fare le kill. Facciamo anche un tricchettino, perché sì, è giusto anche andare a trollare, mi sembra chiaro. Qua attenzione, vanno tutti in mezzo. Ma siete dei pazzi furiosi. Beh, benvenga, ragazzi, ci semplificano solo la vita. Infatti, come avete visto, non sono andati molto in là. E noi qua abbiamo fatto anche la terza vittoria su Foot Brawl. Molto bene. Vabbè, raga, abbiamo perso una partita. Sono arrivate le prime difficoltà. Ci sta. E quindi ripartiamo da rapina. Rimbocchiamoci ste mani. Peccato, raga, perché prima l'abbiamo persa per veramente di poco. Il sorpasso c'è stato letteralmente a 1-2 secondi dalla fine. Quindi vabbè, insomma, un po' particolare, ma a noi deve per forza star bene così. Allora, qua vediamo un po'. Intanto tu, amico mio Dynamite, potresti gentilmente creparci? Sto chiedendo troppo. Forse sì, forse no. Beh, ci moriamo entrambi, va bene. Basta che tiene botta Lorenzo. Purtroppo botta non ha tenuto, però dai, siamo comunque spawnati in tempo. Qua la Nita, posso prenderla così? Direi di sì. Attenzione, il Dynamite prima ci va giù lui, è meglio, eh. Ok, manca solo la Nita. Oh, ok, ora vediamo se riusciamo ad andare in cassa, ma forse per il momento ancora no. Io però potrei provare a tirare sta ulti. Niente, non posso tirare sta ulti. Dai, amico mio, forza e coraggio. Qua la Nita potrebbe anche creparci in questo modo. Tiriamo la ulti adesso, molto bene. No, peccato, sono morto. Qua intanto ripartiamo, ti posso fare di questo. Oh, qua sì che sono stati danni in patata. Non devo dire, sanneggia. Qua che vuol fare sto dare, ma è che impazzito. Stavolta non mi avvicino troppo, Nita. Non mi freghi, mannaggia a te, oh. Qua giustamente tira giù l'orsetto. Io vado di ulti assolutissimamente. Ok, abbiamo vinto, molto bene. Vabbè, ci becchiamo anche qua la terza direttamente. Procediamo, ultima partita su rapina. Comunque, raga, pazzesco. Nella partita prima di questa che vi ho tagliato e tutto, no? Ovviamente non ho parlato, sono stato bello focus sul gioco. Abbiamo vinto 100%. Veramente abbiamo giocato tutti e tre perfettamente. Quindi vabbè, un po' particolare come cosa, ma ci sta, ci sta. Cioè, in realtà non ci sta, ma un po' compromettere la performance. Magari per colpa di sta cosa possiamo anche perdere, come è successo prima nella partita che vi ho tagliato. Però insomma, qua intanto siamo passati molto buono. Potrei gentilmente tirare una bella ulti. Sì, ma almeno quella la tiriamo e a noi sta bene così. Qua farmiamo qualche altra hit interessante sulla Nita, che comunque un'altra hit presa bene ci va giù. Let's go. Qua il buzz, perché ci va giù pure. Tiriamo la ulti più qualche bella bottarella in cassa, molto buono. Qua attenzione sulla Jessie, che potrebbe andarci a creare un po' di problemi, soprattutto con il cactus. Io, raga, sono un po' più focus sulla cassa in questo momento. Perfetto. E comunque la Jessie ci va giù. Attenzione al gadget missato malamente e si gode. Prendo assolutamente il potenziamento. Ulti, vai Raxor, attenzione. Anche questa comunque dovremmo averla vinta per forza. Raga, se non si muore mai, effettivamente questo succede. Anche prima più o meno è andata così. Quindi dai, nonostante in questa partita abbia parlato e tutto, abbiamo giocato molto bene, quindi sono contento. Ora però abbiamo KO e lì non si può sbagliare, raga. Dai uomo, non possiamo commettere errori. Allora, non hanno Gray molto bene, perché come ho detto nel video di ieri, la comp problematica è Gray, Boy e un tank. Quindi molto buono che qua non ci sia un Gray. Poi io possiamo perdere lo... Ecco, infatti la Piper è andata giù. Non buono, ragazzi. Questo potrebbe essere un gran bel problema. Dobbiamo cercare di killare il Griff il prima possibile. È messo un po' maluccio. Questo qua purtroppo, raga, mi sa che è un round perso. Però dai, sono abbastanza fiducioso. Sono abbastanza messi male in due. Quindi se piglia bene... se da solo con Tick, che sono dei goddio. Ecco, non buono, ragazzi. Per niente buono. Però era solo il primo round. Se qua riuscissi magari a prendere la ulti, non sarebbe male, ragazzi. Ok, cioè almeno quella va benissimo, va. Ora, sperando che non muoia nessuno allo start, vediamo un po' se ce la facciamo. Qua, attenzione che ho visto... Ok, ok, kill fa... No, naggia, 2-2. Io ho sempre la solita ulti che ho preso prima da utilizzare. Non possiamo sbagliare, raga. Bella sta hit, però purtroppo è ancora messo bene. Potrei provare ad avvicinarmi un pochettino. Tiro adesso la ulti. Dai che... Ok, 2-1. Madonna, meno male, ragazzi. Speriamo in bene. Io non devo assolutamente creparci. Veloce Raxor, recupera sta vita. Ok, meno male, raga. Oh, dai, 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 dobbiamo vincerla questa. Ma per forza! Qua c'è un Grom intanto che è stato un po' laserato. Io vado subito di gadget, che non serviva. Raxor, resisti, non morirci adesso. Bravissimo. Buono, buono, buono. Dai, 3-2, forza e coraggio. Mi piace quella questione, sicuramente, esatto. C'era il Griff lì camperato. Beh, si è preso dei bei danni in realtà, il nostro amico qua. No, 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 mannaggia me. Ok, meno male, 2-1. Dai, ce la dovrebbero fare, soprattutto perché dalla distanza con Piper e tutto è molto aperto adesso. Dai, ragazzi, credo in voi. Let's go, meno male. Adesso ci becchiamo con l'ultima. Ok, raga, siamo all'ultimo match. Matchmaking un po' lento, chissà perché. Che vuoi farci perdere? Oh, grazie mille. Non dobbiamo sbagliare, meno male che non hanno Gray. Ora, andiamo sempre tutti verso sinistra. Che poi mi sa che nel round in cui ho perso mi sono sbagliato e sono andato nel mezzo barra destra, che non mi ricordavo bene che qua sarebbe meglio stare appiccicati. Ma comunque non è un problema.
ma per il momento lo start è buono. Qua magari parlo un po' di meno, che voglio stare un po' più focus sul match, ragazzi. Questo Eugenio, raga, se ci andasse giù sarebbe la cosa più bella del mondo. Oh dai, non lo riesco a prendere, può essere mai. Tenzo, 180 HP, c'è Eugenio, non ci voglio credere. E niente, raga, attenzione che qua c'è... No, è morto uno di noi. No, sono rimasto da solo. Vabbè, perfetto, questo round l'abbiamo perso. Posso prendere la ulti almeno? No, non ho fatto in tempo. Allora, se perdiamo il match non è un grande problema, perché abbiamo un'altra vita. Però insomma, perderne due di fila all'ultimo potrebbe capitare, lo sappiamo tutti molto bene. Per cui occhio che intanto l'Eugenio chiaramente se ci va a grabbare, sappiamo tutti molto bene che non è che è pericoloso, ma di più. Soprattutto poi c'è anche il Leon che ha preso la ulti, quindi potrebbe prenderci di soppiatto. Non c'è, ecco appunto, naggia, naggia, come non detto. Ah raga, vediamo se ce la fanno. Tosta, ok, bella. No, attenzione, mamma mia, pericolosissimo. Mamma, 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 sono tutti splittati. Uno sta fightando con uno e l'altro sta fightando con quell'altro. Situazione veramente criticissima. Mamma mia, raga, dai, speriamo che ce la facciano. Hanno entrambi anche la ulti, quindi potrebbero forse fare grandi cose. Dai che Leon è in fin di vita. Non ci credo, però 400 HP non è legale, zio. Grabbatina tattica, purtroppo non va a segno. No, che scam. Bello però che qua Sun Goes Down ha rotto il muro, almeno dalla distanza possono fare di più. Dai, Leon è ancora in fin di vita. Let's go, dai, 2 contro 1. Spero che ce la facciano. Ragazzi, credo in voi. C'è anche l'Eugenio che dà una mano a recuperare la vita. E qua, ok, molto bene. Mamma mia, meno male, meno male. Io ho anche la ulti, quindi cerchiamo di usarla bene. Allora, qua è anche tutto aperto, per cui... Oddio, io ho un piccolo muretto per coprirmi. Eventualmente ce l'ho. L'unica... No, ehi, solta, non mi grabbi, piccolo genio. E che ancora, l'hai fatto prima, 2 volte anche, no, amico mio. Qua potrei usare la ulti appena, non so, è il momento giusto. Bisogna trovare il momento giusto per usarla. Io purtroppo con le mie bombette non ci arrivo. Qua posso farti di questo intanto. Ho distratto un po' l'Eugenio, va bene lo stesso. L'unica cosa, sto genio che devo fare, ho impazzito, mi sta pushando. Ma sono tutti messi male, ragazzi. Forse l'Eugenio ci va giù. Let's go, buono, buono, buono. Dai, 3 contro 2, forza e coraggio. Qua perché siamo messi molto bene. Cioè, diciamo che il vantaggio è nostro, visto che abbiamo anche la Piper e qua è tutto aperto. Let's go, 3 contro 1, raga. Però sono pazzo a pushare così, cioè va bene tutto. Però insomma, mai dire mai, impazzito il nostro amico qua. Ok, abbiamo vinto. E vabbè, è un po' particolare comunque. Peccato per la sconfitta che abbiamo fatto. Si poteva fare anche la perfezione, dato che abbiamo perso per veramente poco. Comunque, abbiamo passato il turno. Complimenti, puoi partecipare al prossimo turno del torneo di Brawl Stars. Controlla i messaggi per maggiori informazioni. Quindi usciamo. E in teoria abbiamo... No, non c'è il tasto eSports. A meno che dai messaggi non devo andare. Eliminatorie online sbloccate. Andiamo a vedere. Ok, grazie mille. E mo dovrei... No. Ok, raga, sto registrando questa parte di video un paio d'ore dopo. Ed ecco qua il tasto eSports. Quindi andiamo subito a vedere cosa si nasconde. Ma immagino che sia come l'anno scorso, esattamente. Ci siamo qualificati, quindi dal bottone iscriviti andiamo poi a iscriverci con anche il nostro team. Monte premi totale 1.650.000 dollari. Comunque vi ricordo che le Brawl Stars Championship ci sono ogni mese, da qua fino a dicembre o novembre, quindi avete tempo per rifarvi. Quindi raga, per questo video direi che possa essere tutto. Mi raccomando, bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.